Hi everybody and welcome on my Facebook or on my website. Today we're going to demonstrate, actually Nicola Buyu is going to demonstrate. He is a junior Swiss champion and he's prepping for the Arnold Classic coming up in October. He's going to show us an advanced technique of my SST training, sarcoplasma stimulating training. The advanced version has a pre-exhaust movement before we go into the squat. In this case, for quadriceps, we're going to do a leg extension pre-exhaust, and then we're going to do our SST on the Smith machine. Ciao a tutti, benvenuti sul mio sito o sulla mia fan page di Facebook. Dopo le tante richieste che continuo a ricevere, oggi facciamo un allenamento per le gambe del mio sistema SST, Sarcoplasma Stimulating Training. Nicola Buyu ci dimostrerà oggi questo sistema avanzato. Nicola è campione svizzero junior e si sta preparando per l'Arnold Classic in ottobre. Allora, il sistema avanzato SST si basa sul fatto che abbiamo un sistema di preesaurimento prima di fare la serie pesante di squat. Guardate dentro, come al solito, domande o commenti, scrivetemi e mandatemi le vostre affermazioni. Ci sentiamo. Second rest float, another heavy set. Try to breathe as much as you can in between these sets. Come on. Yeah.
drop some more weight. Now we're doing an isometric contraction. Hold it as long as you can. Now it's burning. It's burning. 5, 4, 3, 2, 1. Get up. And now to finish it up, we're doing just some little jumps in order to just give a little bit of stimulation on for our explosive fibers. At this point in time, your body doesn't want to do anything anymore. So you're really, really doing violence on it. Okay guys, this was an advanced SST sarcoplasty stimulating training set for your quadriceps. Started out on a leg extension, did some 10-15 reps, went on to the squat movement. I always would advise you to do a Smith machine squat, because if you're doing free weights, at the end you're not so stable anymore. You know, it's really hard on your body. So with the Smith machine, you can really concentrate on the movement. Ragazzi, questo era un sistema avanzato di SST. Abbiamo cominciato con una leg extension, 10-15 ripetizioni per presaurire il muscolo. Poi siamo passati a uno squat alla multipower. Usate la multipower perché in uno squat libero mantenere la forza così a lungo è molto difficile. Allora concentratevi più sul movimento, la multipower vi permette di essere più stabili e di concentrarvi meglio sulla contrazione e non solo a tenere il peso. Abbiamo finito con dei salti per stimolare anche le fibre più esplosive, le fibre che stanno dormendo, che non sono abituate a questo genere di stimolo. Spero che vi è piaciuto. Se avete delle domande, se avete delle osservazioni da fare, fatemelo sapere. Un saluto. Thank you.